Eccoci! Due onnivori, per non dire carnivori, alla scoperta della dieta vegana. Abbiamo iniziato lunedì con una piadina piena di marmellata e frutta secca. Buona! Il pranzo invece, un fiasco. Polpette di ceci e cavolfiore, orribili. La pasta con verdure e fagioli, buona. Ed eccoci i biscotti con frutta, seguiti da lenticchie al pomodoro e vino bianco con polenta, la fine del mondo. E poi un classico, aglio, olio e peperoncino. Nella terza colazione abbiamo scoperto il porridge. Poi riso con alghe e verdure, discreto. E per finire pasta con pomodorini e lievito in scaglie, top! Nuova colazione ma stesso porridge, troppo buono! Pasta con ragù di lenticchie, buonissimo! E infine riso con salsa di soia e salata di ceci, abbastanza buono! Quinta colazione, ancora porridge, ci siamo ormai affezionati! Poi degli ottimi hamburger di soia! E infine zuppa di fagioli, molto buona! Biscotti e frutta, seguito da risotto con verdure e lievito, poi pasta con pomodorini, fagioli e rosmarino. Buona! L'ultimo giorno speciale, iniziato con ottimi pancake . Allora amore, come sta andando la dieta vegana? Quale vegana? Non sono pancake, la carne è questa. Seguiti da gnocchi alla barbabietola con olio di cocco e salvia e infine carote lesse con salsicce vegane. Tutto assolutamente squisito. Beh, i pro sono sicuramente stati che eravamo più leggeri, digerivamo molto prima, non abbiamo mai sentito la fame e non siamo mai rimasti senza energia. I contro invece, mi sono resa conto di avere una dipendenza dal formaggio grano. Inoltre abbiamo avuto un po' di difficoltà a selezionare alimenti che non contenessero uova e latte. Com'è andata? Bene, direi.